Facciamo un nuovo incontro con l'assessore Alberto Tirelli, assessore al commercio, al turismo, giustizia pariesca, attività produttive. Questi saranno gli argomenti ormai come di consueto della seconda parte della nostra intervista. Prima vogliamo sapere da Alberto Tirelli un po' di cose della sua vita privata. Allora, Alberto Tirelli nasce a Firenze e poi? Nasce a Firenze, studia a Firenze, si laurea. Si sposa a Firenze, ha 7 figli. Beh, un bel numero, cioè ti ha rimesso un po' in pari la percentuale italiana. Sì. Poi svolge un'attività anche politica a Firenze, sono stato assessore per quasi 9 anni, nell'ultima giunta di pentapartito prima e nella giunta primicerio successivamente. E poi ho fatto una serie di esperienze sempre di carattere amministrativo in enti di secondo grado prevalentemente, svolgendo contemporaneamente un'attività professionale. Laureato in lettere e filosofia e consulente e pianificatore aziendale nel settore immobiliare. Questo che cosa vuol dire? Mi sono occupato di gestione del patrimonio immobiliare di alcuni imprenditori fiorentini pratesi, in particolare dello sviluppo delle loro attività immobiliari, non tanto della gestione ordinaria. Senti Alberto, ecco, che la tua infanzia fiorentina, in quale area della città eri nato e dove giocavi, dove era un po' la tua vita? L'infanzia fiorentina me la sono vissuta prevalentemente in quella che oggi è la zona del Viale Europa. All'epoca era il Bandino, era la zona di Piazza Gualfredotto, Piazza Gavinana, Via Erbosa prevalentemente, intorno alla parrocchia del Corpus Domini dove fin da piccolo ho sempre fatto il chierichetto, anzi facevo a gara a chi serviva più messe. Ecco, te sei uno, diciamo, un grosso impegno nel mondo cattolico, giusto Alberto? Diciamo che mi sono sempre impegnato nel mondo cattolico e nel mondo del volontariato. Credo che sia una cosa importante, mi dà un grande gioia quando ho l'opportunità di fare qualcosa per gli altri, spesso e volentieri nel silenzio. Cioè non ami apparire? No, assolutamente da questo punto di vista non credo che sia nemmeno opportuno che uno lo faccia. Senti, è un po' i tuoi hobby? Sport? Allora, diciamo che fino a che non ho raggiunto la tenera età dei 50 anni, facevo tutti gli sport, prevalentemente quelli che più amavo, calcetto, calcio in particolare. Poi nel momento in cui ho visto che diversi amici erano sottoponendosi a questi sforzi, si producevano dei traumi, mi sono orientato sulla corsa e la pesca, perché la pesca è un altro sport che a me piace tantissimo. Pesca di mare o di fiume? Di fiume, però pesca alla trota, quindi camminare lungo i torrenti, andando a cercare l'esemplare giusto da pescare. Ecco, ma ce l'hai il tempo per fare queste cose ora? Ora un pochino di meno, prima ce l'avevo di più. Senti, ecco, come ti sei organizzato poi, sei arrivato a Siena, ecco, com'è la tua vita senese-fiorentina, fiorentina-senese, come si svolge? Allora, innanzitutto credevo che l'impegno amministrativo a Siena fosse un impegno un po' più leggero. Invece Siena mi ha proprio conquistato da ogni punto di vista, sia da un punto di vista di innamorarsi di questa città e però anche da un punto di vista di impegno lavorativo. Credevo di poterlo limitare nel tempo e invece non ci sono spazi all'interno della settimana che riesco totalmente a riservare a Firenze e spazi che riesco a riservare a Siena. Diciamo che in linea di massima ho individuato un punto d'appoggio fin dai primi giorni in cui sono venuto a Siena che mi permette di poter dormire a Siena e quindi riesco abbastanza agevolmente a gestire questo impegno, che però è effettivamente più gravoso di quello che pensavo. Senti, parlaci un attimo della tua famiglia, perché cioè non è usuale trovare un papà con 7 figli, quanti maschi e quante femmine? 5 femmine e 2 maschi. Cioè, vincano le donne allora? Vincano le donne, sì, sempre. E la più grande ha 33 anni adesso e la più piccola ne ha 17. E sì, ognuno di loro ha la propria storia, la propria vita.
non tutti stanno in Italia attualmente, per cui siamo cittadini del mondo. Ecco, raccontaci un po' com'è cresciuta, quali sono stati anche i momenti di soddisfazione, anche i momenti, diciamo, di imbarazzo sotto un profilo gestionale, organizzativo, tutto. Beh, diciamo che la prima bambina, Veronica, è nata un anno dopo che ci eravamo sposati, e poi via via sono nati tutti gli altri. Sono figli voluti, desiderati e comunque accolti. Il secondo è stato Lapo, che ora è dell'88, quindi delle volte faccio anche fatica a ricordarmi le singole età. Mi ricordo più facilmente le date di nascita, i nomi me li ricordo però tutti e so dove sono, ecco. Però è un rapporto molto sereno tra di noi. I figli sono molto uniti tra di loro, quindi c'è proprio un... Qualcuno già sposato? No, attualmente no, ancora tutti... nessuno. Magari ancora hanno... no? No, ancora non sono. Poi quando iniziano a fare figlioli... Tutti insieme. Fuori... ci vuole il pullman, quando vi spostate, famiglia, beh, Tirelli, si parte. Beh, già a suo tempo anche questo ha comportato una scelta logistica da un punto di vista di auto abbastanza particolare. Pulmino? Sì, prima siamo passati dal pulmino a 7 posti al pulmino a 9 posti. 9 posti. Poi dopo non ce n'è più bisogno, ora siamo ritornati alla macchina normale. Ecco, qual è l'armonia in una famiglia così numerosa? C'è collaborazione, qual è un po' anche la forma educativa? Sì, c'è una piena collaborazione da parte di tutti e poi degli orari abbastanza stabili, soprattutto finché i ragazzi erano piccoli. Ora non sono più tutti a Firenze e quindi diciamo che la gestione è più articolata. Poi in tutto questo contesto è nato un momento anche difficile per la mia vita, rispetto alla quale sono riuscito a farmene una ragione soltanto nell'ultimo periodo, che è quello della separazione, e quindi ho vissuto questo momento in maniera molto complicata, soprattutto per una persona come me che nella famiglia vedeva il compimento della propria vita, della propria esistenza. E questa scelta, in particolare voluta da mia moglie, anche se poi, come dico sempre io, la verità sta sempre nel mezzo, quindi non è addossabile a lei la totalità della colpa, né ritengo a me, però viviamo questa situazione comunque in una piena serenità. Però per me questo è stato un passaggio particolarmente difficile della mia vita. Chiaro, anche perché diciamo, una famiglia che è cresciuta così nel tempo, una famiglia che si è strutturata in una certa maniera, poi una dei due genitori, separazione eccetera, ecco, e figli come hanno vissuto questo passaggio? Spero per loro che l'abbiano vissuto nella maniera più serena possibile, così come abbiamo cercato di gestirlo anche noi genitori. Fatto sta che comunque un trauma sicuramente l'avrà rappresentato, però l'unità tra i figli credo che abbia aiutato molto loro a viverlo e tuttora a gestirla questa situazione. No, ci sono i momenti, vi trovate tutti insieme? Sì, assolutamente sì. Babbo, mamma e tutti i figli? Sì, tutti. Certamente, in particolare per le feste comandate. Feste comandate. Allora, arriviamo invece alla parte, diciamo, amministrativa. Allora, innanzitutto, Alberto, quando è che arriva la politica nella tua vita? Beh, la politica nella mia vita c'è più o meno sempre stata. Se di politica si parla di preoccuparsi del vivere quotidiano, e quindi fin dai tempi del liceo svolgevo un impegno all'interno della scuola, cioè non sono stati anni nei quali anche la politica non mi ha sfiorato. Ero impegnato in politica, ero rappresentante di istituto all'epoca, in un certo qual modo fin da allora, fin dai tempi del liceo e poi successivamente all'università, l'impegno nel sociale, chiamiamolo più così, a quell'epoca e poi dopo successivamente in politica mi ha sempre coinvolto, fino ad arrivare agli anni 90, nel quale mi sono candidato consigliere comunale per la Democrazia Cristiana a Palazzo Vecchio e fui eletto. E da lì parte, diciamo, il tuo percorso. Sì. Senti,
E quando ha varcato Piazza del Campo numero 1, cioè si è entrato dentro questo museo costante, cioè, qual è stata la sua impressione? Beh, innanzitutto è stato stupore e riconoscenza, perché la riconoscenza è innanzitutto nei confronti del sindaco, perché Luigi ha scelto, mi ha scelto insieme a... Ecco, ma questo come è accaduto? Ce lo può raccontare? Ma certamente, con Luigi ci siamo conosciuti alla fine del palio di luglio del 2017, abbiamo cenato insieme in Piazza del Campo, alcuni amici me l'hanno presentato come la persona che pensava di potersi candidare a sindaco l'anno successivo. È stato un primo momento di conoscenza. Cioè, vi siete annusati? Ci siamo conosciuti, in particolare ho conosciuto questa persona ricca, in particolare di cultura, che è stata una serata densa di argomenti di quali abbiamo ragionato insieme, a seguito poi dopo di un momento di festa come è stato quel palio per me, perché non è che avevo avuto l'occasione di viverlo tante altre volte prima. Ero venuto sì in piazza da giovane a vivere questa festa. E nulla, abbiamo cenato insieme e poi durante quell'anno ci siamo visti più di una volta con lui e con questi amici, fino ad arrivare poi al momento in cui lui ha fatto questa scelta, della quale non posso che essergli grato. Credevo che fosse una scelta, come dicevo prima, abbastanza impegnativa, ma non fino a questo punto, perché la città di Siena è una città molto esigente e rispetto alle deleghe che il sindaco ha ritenuto opportuno affidarmi c'è una grande aspettativa. Le deleghe del commercio e del turismo in una città come Siena, in un territorio come quello di Siena, perché io amo sempre promuovere la città di Siena, ma anche il suo contesto globale. Perché Siena non si può promuovere da sola se non promuove il suo territorio, e il suo territorio non si può promuovere da solo se insieme non promuove anche Siena. È un compito impegnativo, particolarmente impegnativo, rispetto al quale ci stiamo dando da fare. Ecco, però diciamo i tantam che si sentono sono positivi nell'operato che stai facendo. Ecco, poi un fiorentino che arriva a Siena, per cui c'è sempre queste favole metropolitane di questa pseudo rivalità che poi a Firenze non ne frega niente, invece diciamo i senesi hanno sempre un po' questo concetto, rimasti alla battaglia dei Montaperti. Infatti non so quante volte me lo rammentano questa battaglia di Montaperti, però è anche vero che io cerco nel modo di pormi su queste deleghe, su questo assessorato, di fare il bene innanzitutto della città di Siena e poi di condividere con il mio sindaco le scelte che facciamo, sempre nell'interesse della città. E quindi il fatto di essere fiorentino è passato in secondo piano, passa quotidianamente in secondo piano. Hai già dato delle impronte di vivacità su certe cose che sono state organizzate, su anche certe notizie di operazioni a medio termine. Ecco, qual è un po' nella tua agenda le priorità sui vari assessorati e sui vari, diciamo, deleghe? Un argomento abbastanza articolato da affrontare. Diciamo che questa amministrazione ha le idee abbastanza chiare, direi chiare, su dove vogliamo guidare la nave e farla attraccare. Ovviamente c'è un programma che comporta delle scelte immediate, che sono state quelle di valutare gli eventi già impostati anche dalle precedenti amministrazioni e non buttare via il bambino con l'acqua sporca, magari rivisitando questi eventi, migliorandoli, individuandone delle possibili aree di miglioramento e comunque di valorizzarli, e al tempo stesso anche di proporne dei nuovi, non ultimo per esempio quello che abbiamo fatto nei giorni scorsi, una sorta di edizione zero di dolci e dolcezze,
che non vuole essere altro che l'opportunità di valorizzare le due GP presenti sul nostro territorio, il Ricciarello e il Panforte, piuttosto che far venire da fuori qualcuno che vendeva la cioccolata in piazza. È un segnale che volevamo dare innanzitutto ai produttori locali, nell'ottica poi di pensare a un qualcosa che stabilmente nel tempo, molto probabilmente sempre la settimana prima di Pasqua, forse in un altro momento dell'anno, possa utilizzare Piazza del Campo o un altro luogo per costituire la vetrina di queste eccellenze dolciarie del nostro territorio. Però al tempo stesso la politica dell'amministrazione punta tantissimo sulla programmazione. Cioè stiamo cercando di dotarci di uno strumento che svolga un ruolo di promozione turistica proprio perché Siena diventi una destinazione turistica. È troppo facile oggi come oggi dare per scontato che i turisti vengano a Siena, vengano a Firenze, vengano a Venezia. Non è così facile invece far diventare questi luoghi destinazione turistica, cioè fare in modo di poter scegliere il turismo che vogliamo far venire, soprattutto in determinati periodi dell'anno. Ecco, qual è la fascia di turismo che te reputi che deve essere, che calpesta il nostro territorio? Beh, innanzitutto un turismo che rispetti il nostro territorio e che rimanga sul nostro territorio. Per questo il dialogo tra città e comuni vicini, proprio perché spesso e volentieri non è così facile far rimanere un turista per più di 2 o 3 giorni nella nostra città, ma dialogando col nostro territorio possiamo fare in modo che il turista ci stia una settimana, 10 giorni e che lo utilizzi come punto di partenza per andare a visitare altri luoghi della Toscana. A cui un turismo di fascia medio-alta? Sicuramente un turismo di fascia medio-alta, un turismo che non sia un turismo mordi e fuggi, arrivare a un momento in cui si possa cominciare a dire di no a un determinato tipo di turismo. Adesso non ce lo possiamo permettere, siamo in un momento in cui prendiamo un po' tutto. Però abbiamo delle leve che ci possano permettere nel tempo di favorire un determinato tipo di turismo e sfavorire un determinato tipo di turismo che invece viene, ci sta poco tempo e va via. Senti, ecco, su questo la città è pronta sotto un profilo di attrazione, non solo sotto l'aspetto culturale, ma anche di attrazione nel tempo che uno può passare nella nostra città o nel nostro territorio, o c'è, diciamo, delle carenze? No, diciamo che la città è pronta. Magari non è così stato comunicato in maniera adeguata fino ad oggi tutto quello che si può fare a Siena. Ci sono dei luoghi che fino ad oggi non sono stati, a mio parere, adeguatamente valorizzati, che invece possano costituire, in un momento in cui il turismo emozionale, esperienziale va per la maggiore, costituire un punto di interesse. Ci può dare qualche indicazione? Faccio un esempio: in una città al centro di un vitigno così importante come è il Sangiovese, capitale diciamo di una serie di vini così importanti come il Brunello, il Chianti, Nobile. Il Nobile di Montepulciano, Bernaccio, eccetera. Però le guerre non si vincono con il vino. Come faceva una città, come fa una città che non ha un fiume a vincere, ad essere importante, forse a essere la città più importante al mondo in un determinato periodo? E quindi qui scoprire il Museo dell'Acqua, scoprire i bottini, l'attenzione che il sindaco sta dando alla possibilità di aprire la visita ai bottini a un numero maggiore di persone, questo per esempio costituisce un elemento di curiosità che poi porta il turista a stare qualche giorno in più a Siena, perché poi andrà a visitare sicuramente il Duomo, il Santa Maria della Scala, il Museo Civico, che fanno parte ovviamente del nostro patrimonio. Gli eventi importanti, perché logicamente oggi viviamo in un mondo globale dove funziona la promozione, la pubblicità, e su questo poi si mette in moto tutto un meccanismo di presenze. Beh, gli eventi importanti io li ho
chiesti innanzitutto agli albergatori quando mi sono insediato. Ho cercato di capire quali erano i motivi per cui un turista risiedeva per più giorni nelle loro strutture, e gli eventi che mi sono stati evidenziati sono stati Strade Bianche, Wine e Siena e SIPA, la manifestazione della fotografia. Quindi su questi tre eventi ci siamo immediatamente mossi per fare in modo che potessero costituire un punto stabile nella programmazione degli eventi della nostra città. La scelta che il sindaco ha fatto di stabilire un contratto pluriennale, per esempio con Strade Bianche, credo che sia stata una scelta importante in quest'ottica, cioè quella di legarsi per 3 anni con il gruppo Gazzetta dello Sport per questo evento, ci permette poi di collegare a questo evento annuale una serie di iniziative che permettano, in un periodo abbastanza difficile dell'anno, di poter garantire una presenza turistica per più giorni. Senti, quanto è conosciuta all'estero Siena? Beh, diciamo che all'estero è conosciuta molto la Toscana, è conosciuta Firenze, è conosciuta Pisa perché ha l'aeroporto, è conosciuta anche Siena. Lo sforzo che stiamo facendo è, d'intesa con la Regione Toscana, proprio di promuovere la Toscana e di conseguenza anche Siena. Non è così facile oggi come oggi, in un mondo come quello attuale, promuovere la singola destinazione. Proprio per questo stavo parlando prima di destinazione turistica. Lo sforzo che con gli operatori del settore, della recettività e delle strutture ristorative stiamo facendo è proprio quella, in questo contesto, di promuovere la destinazione Siena. E anche l'attenzione che stiamo rivolgendo al mondo del wedding è in questo senso. Senti, a livello governativo, quali sono le vostre richieste? Viabilità, ferrovia, tutte le altre annesse e connesse che logicamente creano mobilità in maniera facile, non abbastanza difficile come ora. Beh, il sindaco in questi mesi si sta muovendo, credo, molto bene nei rapporti con il Ministero dei Trasporti, proprio nell'ottica di valorizzare il tragitto Siena-Firenze, soprattutto per il turismo, ma anche per chi a Siena risiede, perché ci sono tantissimi senesi che lavorano quotidianamente a Firenze e che hanno bisogno di questo tipo di collegamento, un collegamento che non ci vedrà mai presenti su una linea che collega Firenze e Siena in 20 o 30 minuti, ma diciamo un collegamento che dovrebbe collegare Siena e Firenze in 50 minuti. Credo che questo sia l'obiettivo che dobbiamo assolutamente raggiungere. Quello sarebbe già un notevole risultato. E no? Credo che su questo il sindaco si stia impegnando in maniera molto determinata. Questo credo sia una cosa particolarmente importante. E l'attenzione che noi richiediamo al governo e anche alla regione è quella di fare di Siena una vetrina delle eccellenze. L'attenzione che il sindaco sta rivolgendo alla valorizzazione del Santa Maria della Scala, non solo come polo museale ma anche come vetrina del food e del vino del nostro territorio, credo che stia portando i suoi frutti, perché nel prossimo mese di giugno si celebrerà a Siena la prima edizione del By Food della Regione Toscana. E credo che questo sia un appuntamento particolarmente importante, visto che ormai da anni la Regione celebra By Wine a Firenze, e se Siena costituirà la vetrina delle eccellenze toscane del food, credo che per noi sia un fatto estremamente positivo. Ecco, prima parlavi di questa attenzione nei comuni limitrofi, e quella che è un po' la provincia della nostra città, che è una delle province più belle e integre che sono rimaste. Ecco, lì che lavoro intendete fare? Beh, la Regione Toscana innanzitutto ha individuato 28 ambiti territoriali. Secondo me la scelta che è stata fatta non è stata una scelta eccezionale, perché basti pensare al fatto che nell'ambito territoriale delle terre di Siena non è compresa la città di Monteriggioni, e questo
stupisce un po', cioè questo è grave. Questo, diciamo, è stata una scelta abbastanza grave. Noi abbiamo un ambito territoriale che parte da Siena, passa per Asciano e arriva fino a Monticiano. Quindi la politica che la città di Siena deve portare avanti in ambito regionale di promozione è quella di essere capofila di questo territorio, un territorio sicuramente bellissimo che però non ne limita l'organizzazione a Siena da un punto di vista di promozione turistica, perché basti pensare che siamo protagonisti anche sul fronte della via Francigena, della via Lauretana e tra un po' anche sul fronte della via Romea-Sanese, che vede il coinvolgimento di tanti altri comuni, primo fra tutti anche lo stesso Monteriggioni. Quindi di fatto poi ci promuoviamo tutti insieme. Ecco, questo è importante. Avete fatto un censimento di quanti personaggi di livello alto sono presenti, non dico costantemente sul nostro territorio, però tante proprietà che hanno, dove passano vacanze, dove fanno tantissimi altri momenti di soggiorno, che però diciamo non appariscano. Sarebbe forse un po' da coinvolgerli in qualcosa, in una realtà un po' più comunale, più... Beh, questo sicuramente sì, perché tutto fa notizia in un mondo come quello di oggi. Basti pensare al fatto, all'attenzione che stiamo rivolgendo anche a eventi come le Mille Miglia, per esempio, che portano a passare sul nostro territorio persone che hanno imprenditori di fama internazionale. Quindi cercare di cogliere questi rapporti e di poterli valorizzare è una sfida che abbiamo. Talvolta sono gli stessi soggetti a schivare momenti di pubblicità, però vedo che anche da questo punto di vista sono frequenti i colloqui che il sindaco ha con imprenditori che hanno attività sul nostro territorio, che hanno investimenti sul nostro territorio e che vorrebbero fare qualcosa per Siena. Senti, attività produttive, com'è il tessuto della nostra città? Beh, questa dipende quale tessuto. Diciamo che la nostra città è una città che vede una presenza forte di attività ricettive e ristorative prevalentemente, ma non solo. Quindi l'attenzione che vogliamo rivolgere è anche favorire l'artigianato, un artigianato che ancora c'è nella nostra città, attraverso degli strumenti come queste app, che stiamo predisponendo un percorso degli artigiani a Siena, in modo tale che i direttori di albergo, gli operatori turistici possano permettere ai turisti che vengono a visitare la nostra città di conoscere quali sono le botteghe storiche che ancora ci sono nel nostro territorio. È un tessuto che vede poi presenti dei marchi particolarmente importanti nel settore farmaceutico, per esempio, e quindi credo che su questo bisogna, sono notizie apparse anche in questi giorni, di attenzioni internazionali alla ricerca che viene fatta da queste aziende presenti nel nostro territorio, rispetto alle quali da parte nostra non c'è più da essere fieri. Per cui l'esempio GSK è un esempio forte, importante, una grande bandiera. Assolutamente sì. No, travalica ogni confine. Esatto. Quindi. Però loro sono rimasti male quando non è stato messo in funzione l'aeroporto di Ampugnano. Questo un po' di tempo fa, ancora non c'era, però faccio così questo piccolo inciso che è stata una cosetta un pochino antipatica, così vogliamo. Anche perché un'azienda di quelle dimensioni, di quel livello, deve muoversi. Indubbiamente. Non può stare fermo. Allora, l'ultima delega è quella più senese, giustizia Palesca. Il confettino amaro che mi è stato consegnato. Ecco, ma questo come te l'hanno appioppato? Diciamo, faceva parte delle deleghe che il sindaco mi ha proposto e rispetto alle quali non potevo dire di no. Molto probabilmente un non senese in un ruolo così delicato, il sindaco ha ritenuto opportuno pensare a me, essendo poi una persona di sua fiducia. È un impegno rispetto del quale avrei fatto o farei un po'
Ecco, le prime sentenze come ti sei sentito? No, diciamo che è stato abbastanza complicato entrare nel meccanismo e soprattutto, soprattutto studiare in maniera adeguata il regolamento e poi comunque in maniera la più obiettiva possibile emettere le sentenze e poi non mai commentarle. Bravo, questo è molto bello. Ecco, una cosa che ti sta appassionando? Questa attività sicuramente sì, mi sta prendendo tantissimo. E sono innamorato di Siena, come dicevo prima, sì, Firenze è sicuramente bella, Siena è un concentrato di bellezza. Cioè io mi rimango stupito ogni volta che percorro Siena degli angoli che riserva. Cioè non c'è un angolo banale. Anche perché poi Siena ha due facce, la Siena diurna e la Siena notturna, sono due facce completamente diverse, cioè sono due momenti di vivere e vedere la città con colori, con situazioni, con suoni. Sono io il primo entusiasta, quindi forse anche queste deleghe sono nelle mani giuste, nel senso che al di là di gestirle trasmetto l'entusiasmo di venire a Siena. Perché questo io lo vivo quotidianamente, cioè sono veramente orgoglioso di poter gestire queste deleghe così importanti, ma al tempo stesso di poterlo fare in una città così bella. Ecco, che responsabilità senti su questo cambio politico dopo 73 anni, perché significa una linea politica completamente diversa? Cioè, cosa avverti e cosa senti anche da parte delle persone? Allora, ho provato e provo tuttora una grossa voglia di fare. Cioè, è una città che ho notato particolarmente viva, piena di voglia di fare, piena di iniziative, piena di proposte. Non c'è settore nel quale io mi muovo dove non trovo soggetti che propongono qualcosa da fare, come se ci fosse stato un periodo in cui queste persone sono state chiuse, tenute all'oscuro di quello che si faceva nel palazzo, lontane dal palazzo. Il palazzo invece si deve aprire alla città, noi siamo al servizio della città e questo modo di porsi da parte del sindaco, di un sindaco che vuole fare le cose, che non sta tanto a disquisire sui cavilli, ma punta all'essenziale, credo che si stia percependo e sta risvegliando sempre di più una voglia di fare che c'è nella nostra città. Bene, grazie Alberto Tirelli, assessore commercio, turismo e giustizia palesca, attività produttive, e buon lavoro e buona permanenza a Siena. Grazie a voi del vostro lavoro.